Come potete vedere alle mie spalle mi sono arrivati tre pacchi enormi da strumentimusicali.net. Che cosa c'è lì dentro? Potete immaginarlo che cosa c'è lì dentro, dato che sono tre pacchi enormi e ho smontato tutta la batteria. Ma non c'è una batteria normale, c'è una batteria molto particolare, perché oggi voglio sì consigliare la prima batteria a chi magari non ha ancora una batteria, ha cominciato da poco e vuole comprarsi una batteria nuova, o a chi ancora non ha cominciato ma vuole già comprarsi una batteria che funzioni bene ma costi poco, oppure anche a chi ha già una batteria, magari suona già da tanto tempo ma vuole comprarsi una batteria appunto che suoni bene, che costi poco, magari da utilizzare come seconda batteria oppure da utilizzare in maniere diverse, che ne so. Quindi voglio dire quella che secondo me è una batteria ottima da comprare per vari aspetti. Quindi nel video di oggi vi voglio spiegare tutti questi aspetti, vi voglio spiegare cosa bisogna guardare nel momento in cui si vuole comprare una batteria più economica, nel momento in cui si vuole comprare la prima batteria, perché non bisogna sempre solo guardare il suono, come suona, suona bene, suona male, quello ovviamente sì, ma ci sono altri aspetti da tenere in considerazione. Quindi io ovviamente voglio ringraziare strumentimusicali.net perché mi ha mandato tutto questo ben di Dio per provarlo e soprattutto per farlo vedere a voi, e vi ricordo raga però di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina eccetera, ma soprattutto di andare sui miei social Instagram e Facebook, principalmente Instagram, perché tutti quelli che mi seguono su Instagram già sapevano di questa cosa, e quindi su Instagram avete un po' di... come si dice? Chi mi segue su Instagram vede già un po' di news, un po' di cose in anticipo, eccetera, eccetera. Comunque, partiamo dall'inizio e vi spiego da quando mi sono arrivati questi pacchi che cosa è successo. Perché portarli qui dentro è stato un po' dura, sono pesanti questi, quindi vabbè, vi faccio vedere. Ciao, grazie. Grazie mille. Che figata. E quando vedrete cosa c'è qui dentro sarà ancora più una figata. Ovviamente però non è che potessi già scartare tutto, già vedere cosa c'era dentro senza di voi, quindi andiamo a farlo insieme. Partiamo da quello più grande. È la prima volta che unboxo una batteria completa, è fighissimo. Mamma mia, ma che bello è questo colore. Raga, è bellissima, è bellissima. Qui per prima cosa ho trovato un timpano da 16 pollici. Come potete vedere dentro c'è un altro timpano. Ovviamente è una tamburo, adesso ve lo posso dire ragazzi. Ma che tamburo è? Mo' vi spiego tutto quanto. Allora appoggiamo qui. Questa è una cassa da 22 pollici con il suo rim. Vi dirò tutto in descrizione nell'articolo che troverete sul sito GasTube. C'è ancora roba ragazzi, c'è ancora un sacco di roba. Pedale della tamburo, perché ovviamente... quando si compra una prima batteria deve avere tutto questa batteria, e tra l'altro le meccaniche della tamburo sono ottime, quindi pedale. Il primo pacco è a posto. Secondo pacco, eccoci qua. Quanta roba c'è? Questi sono i piatti, raga. I piatti della tamburo, che oggi poi vi farò vedere bene tutto. Timpano da 14, questo è il timpano da 14, quindi quello di prima probabilmente era il tom da 13, con attenzione 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 un'altra cassa, tutto dello stesso colore ovviamente, cassa da 18 pollici, poi vi spiegherò il perché mi è arrivata tutta questa roba, due casse eccetera eccetera eccetera. Ah, è vero, giusto, sgabello con viti varie cose, e qui c'è ancora un pezzo. Ah, ecco, Regitom. Secondo pack è andato, manca l'ultimo. Mamma mia. Asta Charleston, aste di vario tipo. Tiriamo via. Qui credo ci siano altre aste. Raga, c'è un botto di roba, sono sudato. Questo unboxing è stato abbastanza stancante. C'era tante di quella roba che non vi immaginate. Ce l'avete vista ma ancora non vi immaginate. Montare una batteria non è sicuramente una cosa semplice, soprattutto appunto per chi ha le prime armi e magari la deve montare per la prima volta. Però questa batteria è molto semplice da montare, più che altro ha tutto. Al suo interno ha già tutte le pelli, tutte le aste, il pedale, il seggiolino eccetera eccetera. E in più vi danno anche questa chiavetta qua, che può sembrare una cavolata,
il fatto che ci sia questa chiavetta, ma non lo è per niente, perché io quando ho comprato la batteria per la prima volta sono arrivato a casa contentissimo e questa chiavetta non c'era, quindi non ho potuto montare niente finché non sono andato a comprare solo questa chiavetta nel negozio di musica dove l'avevo acquistata, quindi è importante la chiavetta. Adesso andiamo ad avvitare tutte le pelli. Ricordatevi sempre solo di avvitare a croce, cioè avvitare una vite qui, poi la vite opposta, poi andare ad avvitare un'altra vite da un'altra parte e avvitare quella opposta. In questo modo, così andiamo a tirare la pelle sempre omogenea, non rischiamo di tirarla in modi strani. Quello è il concetto. Monto tutte le pelli, quindi pelle davanti, pelle dietro di tutte e due le casse, vado a tirare fuori i tom che ci sono dentro al timpano, come in questo caso. Vado a fare un po' di cose, non vi sto a rompere. Questa è facile da montare, molto facile da montare, e ha delle cose molto interessanti che non tutte le batterie hanno, anche ad alti livelli. Ovviamente non vi ho fatto vedere come si monta la batteria, perché se avessi dovuto farvi vedere tutta la batteria, come si monta da tutte le parti eccetera eccetera, ci avrei messo un'ora e mezza e sto video sarebbe durato 3 ore. Quindi se volete sapere come si monta una batteria, se volete un video dove vi spiego come montare la batteria, scrivetemelo, mi raccomando, qui sotto nei commenti. E una cosa che non c'entra col montaggio, ma comunque mi ha fatto molto piacere, è questa: che mentre scartavo tutte cose di qua e di là, ho trovato anche queste della serie. La batteria è veramente completa, come vi ho detto prima, c'è anche la chiavetta per montarla e ci sono anche le bacchette per suonarla, quindi ovviamente non saranno chissà che bacchette super pazzesche, però intanto almeno per l'inizio, se non avete comprato delle bacchette, qui ci sono. Detto questo, comunque una cosa che mi ha lasciato abbastanza di stucco, devo dire, che non mi aspettavo, è tutta la questione hardware, e per hardware intendo le aste, il reggi rullante, i pedali. Sono veramente fatti molto bene e sono molto 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 robusti per il prezzo che costa tutta la batteria. Per prima cosa c'è tutto, nel senso, partiamo dallo sgabello, che comunque è uno sgabello in cui, dove sono seduto, e devo dire che è comodo, ci sono varie regolazioni di altezza eccetera eccetera. Le aste, sia per il ride o crash che sia, poi dopo vi spiego, sia per il charleston, sono fatte veramente bene. E anche il pedale della cassa, devo ammettere che è un pedale figo, nel senso, è un pedale che nel momento in cui voi andrete a prendere qualsiasi altra batteria, probabilmente ve lo terrete e lo userete anche con altre batterie, perché devo dire che è veramente bello, è un doppia catena e risponde molto 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 bene. Quindi brava tamburo, e soprattutto brava tamburo perché per la questione invece dei tom, sono completamente regolabili tramite una pallina che c'è all'interno. Voi praticamente dovete svitare una vite e tramite proprio questa pallina, che è proprio una pallina, avete la possibilità di muovere il tom proprio come volete, destra, sinistra, su, giù, girarlo, fare quello che volete. Quindi questa è una cosa super super comoda. Altre cose, una positiva, una negativa. Quella positiva è il colore di questa batteria, cioè sparkle nel senso luminosa, e lo sparkle è quel brillantinato, tipo, diciamo brillantinato, che devo dire come colore è molto molto bello, rende tantissimo. Ma non è l'unico colore, c'è anche rosso, verde, sparkle, però qui sotto in descrizione poi vi scrivo tutto, vi lascio tutti i link ai colori eccetera eccetera eccetera. E per ultima cosa, una cosa negativa che però per forza, cioè non si può fare altrimenti, è la questione piatti, nel senso, i piatti che ci dà tamburo sono un charleston e un crash ride che io ho montato sulla destra. Allora, il suono di questi piatti non è il massimo, però il fatto è che i piatti sono una cosa talmente personale, e quindi che cambia di batterista in batterista, che è difficile dare dei piatti belli su una prima batteria, perché piatti ne esistono talmente tanti tipi, quelli più spessi, quelli più fini, quelli più scuri, quelli più chiari. Quindi ogni batterista ha un po' il suo piatto, quello che gli piace e il suo suono, quindi finché sono tamburi o suonano bene o suonano male, diciamo. Invece i piatti è troppo personale, quindi tamburo ha pensato: ok, io gli metto due piatti. Poi ogni batterista sarà il primo acquisto che deve fare dei piatti nuovi, un charleston, un ride e anche un crash da mettere qua. Comunque, detto questo, se volete un video sui primi piatti da comprare, o comunque su dei piatti economici ma che suonino bene, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così magari vi arriva anche il video sui piatti perfetti per la prima batteria, o su dei piatti economici ma che comunque suonino bene. Quindi io direi che vi ho detto tutto, quindi possiamo andarla a sentire questa batteria. Adesso monto tutti i microfoni della batteria che servono e ve la vado a far sentire. Vi dico che, anzi no, monto i microfoni e poi ve lo dico dopo. Una delle cose più importanti, se parliamo di batteria, se compriamo una batteria, ma che la batteria sia economica come in questo caso, o comunque qualsiasi batteria, una delle cose più importanti
importanti è ovviamente il suono. Una batteria deve suonare bene per forza, e se parliamo di batteristi alle prime armi deve essere anche abbastanza semplice da accordare. Una cosa che non vi ho ancora detto è che quella che state vedendo adesso è solo la prima delle batterie che vi faccio vedere oggi. Esistono tante forme di questa batteria, c'è questa e ce ne sono altre due per tipologie di batteristi diversi. Questa secondo me, con cassa da 22, tom da 10, 12, timpano da 14 e rullante ovviamente da 14, è quella secondo me più versatile, cioè quella con cui possiamo suonare tutto, qualsiasi genere alla fine. Poi dopo vi farò vedere anche quali sono le altre. Come vi dicevo, accordare questa batteria è stato veramente facile. Addirittura alcuni tamburi, tipo i due tom, non ho praticamente dovuto toccarli. Il tom 1 non l'ho toccato assolutamente. Il tom 2 l'ho giusto tirato un filo meno, perché a me piace avere il suono un po' più basso. Però devo dire che... suonano per niente male. Timpano, stessa cosa, l'ho tirato giù un po' di intonazione, gusto mio personale. Niente male, direi, e tra l'altro sto suonando con le sue pelli, nel senso non ho montato altre pelli di varie marche diverse, ma sto suonando le pelli, come vedete dal logo, le pelli tamburo T5, sono tutte pelli tamburo T5. Il rullante, essendo circa un 5,5 direi di profondità, ho deciso di tenerlo abbastanza acuto e far sentire anche qualche armonica del rullante. Vi ricordo che non gli ho messo niente a questa batteria, cioè non gli ho messo nessun tipo di sordina, non ho cambiato il suono, non sono andato a stoppare niente, come non sono andato a stoppare niente nella gran cassa. La gran cassa è completamente vuota, non gli ho neanche fatto il foro in mezzo, e come potete vedere ho deciso di microfonarla mettendo il microfono a un dito, un centimetro diciamo, dalla pelle davanti, perfettamente in centro alla cassa. La risposta è ottima, nonostante sia vuota senza buco, che quindi non permette all'aria di uscire, ha un buon attacco, ma riesce comunque ad avere corpo, nel senso non ha solo frequenze acute che danno fastidio, ma anche delle basse frequenze abbastanza prepotenti che quindi fanno suonare bene la cassa. Questione piatti, ovviamente, come vi dicevo anche prima, sono piatti economici, però alla fine devo dire che come primi piatti... possono andare anche abbastanza bene. Ovviamente non sono piatti super robusti, quindi non vi dureranno una vita, però come vi ho detto i piatti sono la prima cosa da cambiare. Ma se volete un video sui piatti potete scrivermelo qui sotto nei commenti e arriverà, tranquilli che arriverà. Come vi ho detto anche prima, però, questa non è l'unica possibilità di batteria. Questa secondo me è la più versatile, con questa tipologia potete fare tutto. Ma se siete un po' più rockettari, un po' più metallari, allora potete andare su una batteria tipo questa. Ho lasciato invariati cassa, rullante e i due piatti in rotazione, nel senso cassa continua a essere da 22, rullante da 14 pollici e i due piatti, ma il tom 1 questa volta è da 12 pollici, tom 2 da 13 pollici e timpano da 16. Quindi vi dicevo per i rocchettari, per i metallari, perché ovviamente questa batteria è molto più improntata verso i suoni bassi, più che altro dei tom e del timpano, perché sono più grandi. Il tom 1 di adesso da 12 pollici prima era posizionato come tom 2, quindi il suono...
molto più basso. Vi ho fatto sta roba, non so, un po' tribale, lasciando il rullante senza cordiera, perché prima effettivamente non ve l'avevo fatto sentire, ma... il rullante senza cordiera non suona niente male, devo dire. Ovviamente non per fare groove, per fare quelle robe lì avete bisogno della cordiera, ma per il resto, per fare cose un po' più strane, soprattutto suonando i tom, ci sta, ci sta. Se invece lo tiriamo su, possiamo andare a suonare rock con la nostra batteria con i fusti più grossi. Questo ancora non basta, perché io non voglio suonare rock e non voglio una batteria come quella che vi ho fatto vedere prima. Perché? Perché io sono impallinato col jazz, oppure magari suono in un appartamento e quindi non posso fare troppo rumore, una batteria così è troppo rumorosa. Oppure sto comprando la batteria per mio figlio è piccolo e quindi ci va una batteria ridotta. Per tutte queste esigenze, allora forse è meglio optare per una batteria più piccola. Non so se vi siete accorti che sono tornato praticamente alle dimensioni di prima, cioè rullante da 14, 10, 12, 14. Qui sotto non c'è più la cassa da 22 pollici, ma c'è la cassa da 18 pollici. Quindi questa cassa ci permette di avere un suono molto meno potente e con un pochettino più di nota. Quindi se voi volete fare ad esempio jazz... e in più, se ad esempio la comprate per un ragazzino, per un bambino, sarà tutto più basso. Oltre alla cassa più piccola, potrete posizionare anche i tom, il timpano e tutta la batteria molto più in basso. In questo modo riuscirà ad arrivare a tutto, perché se la cassa è troppo alta e i tom sono lassù, come ad esempio nel set di prima, un bambino fa fatica a suonarla. In questo modo invece alla fine è per tutti a qualsiasi età. In realtà oggi vi ho fatto vedere solo tre delle tantissime possibilità che abbiamo con questa Tamburo T5, nel senso vi ho fatto vedere tre tipi di configurazione, ma possiamo anche avere la cassa da 16 oppure la cassa da 20, ci sono tantissime possibilità di configurazione e vi lascerò comunque tutto qui sotto in descrizione. Avete i prezzi che comunque, come avete già visto dalla copertina e come potete vedere sul sito di strumentimusicali.net, sono veramente veramente ottimi e tra l'altro, se non sbaglio, proprio in questo periodo ancora scontati. Quindi raga, se stavate cercando una prima batteria, questa batteria secondo me è veramente il compromesso giusto. Io oltre questo direi che posso veramente finirla qua, anche perché il video è già durato un bel po', però mi premeva riuscire a farvi capire un po' tutti i vari aspetti di questa batteria e soprattutto le caratteristiche importanti che ognuno di voi, quando acquista una prima batteria, ma comunque quando acquista in generale una batteria, deve guardare, le cose a cui fare veramente attenzione. Io ringrazio ancora strumentimusicali.net per avermi mandato tutto questo ben di Dio, veramente vorrei dire questa batteria, ma in realtà me ne ha mandate tre di batterie in una, quindi grazie mille strumentimusicali.net, ve l'ho già detto tante volte, ma tutto quello di cui avete bisogno, tutti i link, tutti i prezzi e tutto quanto sono scritti qui sotto. Andate, mi raccomando, anche sul sito GasTube a leggere l'articolo, c'è un articolo super figo. E detto questo, direi che posso anche finirla qua. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di seguirmi sul canale Telegram, di andare a seguire anche tutta la questione live che pian pianino cambierà, diventerà sempre più figa, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!